Per gli amanti del bello e del difficile, oggi vi presento un percorso davvero straordinario che mi ci condurrà per varie forcelle. Qui mi trovo a Forcella Aspè, a 2049 metri, panorami eccezionali, natura incontaminata, sarà più probabile incontrare animali che persone. Buona camminata. Pian de Taina, noto anche come Pian Fontana, metri 930. Andiamo a cercare la casera Laghet di Sora andando lungo il sentiero 356. Attraverseremo dunque il torrente, di là c'è una strada sterrata e noi il sentiero lo cercheremo qua sulla sinistra. In lontananza notiamo la punta del campanile. Attenzione a non confonderlo col CAI 356 variante, che appunto sale lungo quella strada, lungo la valle di Santa Maria, direzione Bivacco Gervasutti, ma andiamo qui a cercare un attraversamento che qui sulla sinistra ci porterà all'inizio del nostro sentiero. Attraversata la Cimoliana troviamo il nostro sentiero che è anche Alta Via 42 o dei Silenzi. Siamo sul CAI 356 in direzione Casera Laghet de Sotto e quindi de Sora. Eccoci al bivio tra 3,90 e 3,56. Seguiremo a sinistra per la Laghet de Sora. Qua sulla destra il sentiero che sale lungo la Valle di Santa Maria. Saremo tentati di rientrare da questa più breve via scendendo dalla Forcella Spey. In realtà dicono che questa valle sia una valle molto impervia e il sentiero non sia molto ben curato, quindi preferiremmo tornare attraverso la Pedescagno. Passiamo in mezzo alla devastazione, la tromba d'aria della fine 2018. Dal bivio che abbiamo tra poco lasciato, la strada sterrata finisce e inizia la parte di sentiero e quindi anche un po' di salita. Vedete i devastanti danni della tromba d'aria del fine 2018, attraverso cui il sentiero è stato ripristinato e continua in buono stato. Usciamo dal bosco, decorriamo a fianco di un torrente asciutto, col di Medri sulla nostra destra, 1775, proseguiamo. Il sentiero giunge ad un attraversamento del torrente. Siamo quasi a quota 1300 e arriviamo all'attraversamento con un torrente. Dopo l'attraversamento del torrente inizia una salita abbastanza impegnativa che ci porta a quota 1280, dove troviamo la casera Laghet de Sotto, abbandonata. La valletta dove sta la casera Laghet de Sotto è nota anche come Val dei Frassini e da qui saliamo alla ricerca della casera Laghet de Sora. Casera Laghet de Sotto, siamo la Valle dei Frassini, prende il nome dalla cima dei Frassini, poco più di 2100 metri, e la cima delle Monache sulla sua sinistra. E dopo aver percorso 5 km e essere saliti di 1000 metri, arriviamo alla casera Laghet de Sora. Casera Laghet de Sora. Vedo che Alcuni posti, serve, una cos'hai? tavola. Acqua? Lasciamo la casera Laghet de Sora, ci torneremo dopo. Vedete questo traverso che percorreremo lungo la strada di rientro passando per Forcella Pedescagno. Adesso invece noi seguiamo, credo dovremmo salire una di quelle forcelle. Poche decine di metri dopo arriviamo al bivio, Forcella del Drap, Forcella del Frate, Casera di Cavalette 365 che seguiremo. Nella Forcella Spe, Bivacco Gervasutti 389, rientreremo dopo.
poco dopo arriviamo ad un altro bivio, qua l'alta via numero 6, Forcella Val dei Drap, e arriveremo alla cima dei Preti lungo una via alpinistica. Noi invece continuiamo sul nostro 365 in direzione di Casera di Cavaletta, Forcella del Frate. Presso Casera Leghe de Sora non ho trovato acqua, poco prima c'erano piccole e non facili punti di raccolta acqua, ma ecco qua che ci imbattiamo in una bella fonte da cui possiamo nuovamente attingere acqua. 200 metri dopo un altro attraversamento su per l'acqua, siamo a quota 2000, dovremmo arrivare a quota 2002 per valicare Forcella del Frate. Probabilmente quella è Forcella Pedescagno, da cui rientreremo passando per la Casera Laghette de Sora. Siamo nell'alta Val dei Frassi, che abbiamo un po' circumnavigato. Qui abbiamo una terza fonte d'acqua dopo la Casera e ci dirigiamo verso la Forcella dei Frati, 2221 metri, nei pressi di quei pinnacoli. Il ragazzo che ho incontrato nei pressi della Casella Gadde Sora mi ha raccontato una grande verità, ossia di aver viaggiato negli ultimi 10 anni in tutto il mondo, andato sull'Himalaya, sorgente del Gange, stato via 6 mesi camminando e poi ha scoperto che dietro casa sua c'era la grande bellezza. Si è stancato, ha detto: perché sono andato a perdere tempo in giro per il mondo quando il mondo e l'Himalaya ce l'ho a portata di casa. Eccoci che stiamo dunque per entrare nella grande bellezza. Quota 2150, poco sotto la forcella troviamo una ultima sorgente d'acqua. Ecco la Pedescagno, ecco Casera Laghette di sotto, abbiamo percorso tutta la Val di Frassin, siamo arrivati fino alle guglie che preannunciano l'arrivo alla Forcella dei Frassins o Forcella dei Frati, che andiamo a breve a valicare. metri. Forcella, un traverso, sembra andare in quella direzione, probabilmente quella è Cima Gea e le Porte di Gea. La Forcella, qui a destra abbiamo la cima Sella, 2330 metri, e scendiamo alla ricerca della Casera Cavaletta, che dovrebbe essere là in fondo la valle, da cui dovremmo credo salire a destra per la seguente Forcella. Siamo rapidamente scesi da questa canalina ghiaiosa, arriviamo in questo pianoro dove in lontananza abbiamo visto degli animali ma non abbiamo distinto cosa fossero. Eccoci arrivati a Casera Cavaletta. Gli animali che vediamo sono di una razza meno selvatica del previsto. Sembrano pecore. Monte Pera davanti di noi, Casera Cavaletta, offre un piccolo ricovero, 2 letti, una stufa, una scala, non so, forse anche sopra c'è qualche posto.
Dalla casera rivolgiamo lo sguardo in lontananza la forcella dei frati da cui siamo scesi qua davanti a noi e Cimagea con le porte di Gea. A Casera Cavalette c'è un punto d'acqua, però bisogna condividerlo con queste pecore. Ad un centinaio di metri da Casera Cavalette giungiamo ad un bivio. Andiamo a leggere 365 dove siamo arrivati. Continuo sulla sinistra per Caralte, zia montagna della Grava, non andremo di là. Mentre seguiremo ora il 372 in direzione Forcia Prevedorcia, Pian dei Laris, Rifugio Tita Barba. A sinistra della forcella dei frati si apre una bellissima conca dove si avete tenuto una serie di pinnacoli dalla forma davvero bizzarra. Sono risalito lungo la valle. Siamo a quota 2002 e dovremo arrivare a breve a Forcella Prevedorcia. Intravediamo la forcella e sotto di noi guardiamo il sentiero che decorre là sotto e su cui ci immetteremo. Il tratto tra la casera e la forcella non è molto segnato, ma è molto intuitivo. Percorso un tratto spettacolare, semplice. Eccoci qua dunque arrivati alla forcella Prevedorcia 2223, sulla destra 2275, cima dei Lares, su cui potremmo anche concederci una deviazione. Vedete, arriviamo al segnavia, Rifugio Tita Barba 372, seguiremo questa indicazione. Ecco laggiù il sentiero che decorre in quella parte ghiaiosa, vista davvero spettacolare. Con grande attenzione adesso scendiamo. Attenzione a questo fondo insidioso, un po' scivoloso, di ghiaino fine. Sì, confermo, primo tratto da fare con buona attenzione. Scivolare sarebbe rovinoso, adesso ci caliamo lungo questo canale ghiaioso. Ecco la breve canalina. Adesso ci portiamo qua di questa selletta, da dove sembra che la traccia sia un po' meglio conservata. Eccola qua sulla destra, in effetti il sentiero sembra un po' più tranquillo adesso. In lontananza il Cadore e dietro di noi la forcella oltre la quale c'è la cosiddetta Val Misera. Lasciamo i due campanili della Val Misera, la forcella Val Vedorcia, Prevedorcia, e scendiamo lungo questo comodo sentiero. Quota 2030, il nostro CAI 372 diventa 355 prendendo questo che sale appunto da valle e continuando qua dinanzi a noi. Abbiamo finora percorso 11 km. Leggo che a 2050 transitiamo per Forcella Pian dei Laris. E volgendo indietro lo sguardo, questo intorno dovrebbe essere Cima Spe 2314 metri.
richiamo questo nastro e scendiamo. Scendiamo a Forcella, vecchi segnavia del CAI 355, e adesso andiamo a cercare il passaggio. Dalla Forcella scendiamo lungo questa canalina ghiaiosa, là in lontananza forse potrebbe essere il rifugio Tita Barba. In questo ghiaio non ho trovato segnavia e tracce, in effetti qua le piogge distruggono di volta in volta il sentiero. Siamo scesi un po' ad intuito. Siamo scesi fin quota 1930 e qui ritroviamo la traccia del sentiero in questo prato. Qua sulla destra ricompare. Qua sarà utile avere un satellitare con la traccia caricata. In realtà questa invitante traccia muore poco più avanti, quindi è conveniente continuare a seguire il facile percorso sul prato. E in effetti troviamo un comodo passaggio erboso. Ci hanno fatto guidare anche dei richiami musicali di queste mucche al pascolo, che mi guardano un po' perplesse. Dobbiamo essere nei pressi di Campo Scorza. In effetti comunque lo si prenda, vedete il ghiaione scende di qua e da questo prato è facile proseguire. E in effetti una comoda mulattiera ci conduce al bivio in cui noi prenderemo ora il CAI 350 in direzione di Forcella Spe, bivacco Gervasutti. Lasciamo dunque alle spalle il rifugio Tita Barbe. Comodo, splendido sentiero davanti a noi, Forcella Spe. Panorama davvero mozzafiato. L'elicottero si aggira, speriamo non foriero di incidenti, problemi. Un sentiero ben segnato, impeccabile, panorama davvero eccezionale. Ci dirigiamo verso Forcella Spe. Arriviamo a un bivio tra il 350 e il 352 che scende lungo la valle in direzione del rifugio Padova. Altro bivio un po' più alto tra il 350 e il 352, Tita Barba e Padova. Laggiù il Tita Barba, Padova qua dietro. Bellissima ed impegnativa salita, Cadin degli Elmi. Ecco qui davanti finalmente Forcella Spe. Dovremmo essere a 2044, 2049 dice l'indicazione. Eccoci qua sulla Forcella, spettacolo, forse quello è la cima dei Preti, guglie e pinnacoli, dei monti qua dietro che sono Cadin degli Elmi, Cadin Vedorcia, Cadin di Toro, Castello di Vedorcia, Cima Spe, dovrebbe essere qua una di queste qua davanti, forse l'ultima. Panorama davvero impressionante. Da Forcella Spe c'è una via 352, un CAI che temo sia abbandonato, che decorre qui, è un sentiero alpinistico Mariani che arriva al bivacco Gervasutti e fin lì dovrebbe essere fattibile, ma oltre il passaggio fino a Pordenone credo non sia percorribile. Procediamo sul CAI 389 in direzione di Forcella Pedescagno, inizialmente con cautela visto che la parte alta risulta scivolosa per questa fine sabbia. Traverso iniziale in effetti assai scivoloso, non pericoloso perché quella caduta non sarebbe rovinosa, però da fare sicuramente con attenzione.
discesa sabbiosa ed è molto franoso questo terreno. Ora scendiamo lungo questo sentiero che si fa agevole. Eccoci scesi al bivio, qui parte la Valle di Santa Maria che lasceremo e ci dirigiamo sul CAI 389 in direzione Casella Laghetta. Da Forcella Spè, un traverso da fare con estrema cautela, conduce al bivacco Gervasutti. Noi ora scendiamo in direzione dell'ultima delle forcelle di oggi, ossia Forcella Pedescagno. Sentiero non molto percorso e non molto segnato bene. Quota 1850, qua mi ero sbagliato, un apparente bivio che mi portava basso, invece il sentiero continua dritto su questa traccia che rimane sempre evidente. Dovremmo essere nella Val Misera, siamo decorsi al di là di quella sella e andiamo quindi alla ricerca della nostra pedescagno. Siamo a quota 1,9,70, dovrebbe esserci una piccola forcella adesso che ci immette dalla Val Misera alla Val dei Laris. Dopodiché, eccola laggiù, la forcella pedescagno. Purtroppo ci attende una perdita di quota, un tratto da fare con una certa attenzione. Siamo scesi per questa canalina di un'ottantina di metri, e niente di che, sembrava più difficile, e qua sulla destra, meno male che troviamo un traverso che ci impedisce di scendere, di perdere ancora quota. E ahimè, in realtà ci attende ancora una trentina di metri di discesa. Come Alta Via dei Silenzi, sicuramente i silenzi non mancano, molto bella e spettacolare, necessiterebbe forse di una maggiore cura. Ecco l'ultima fatica, siamo nella Val dei Laris, Valle dei Larici, lassù i pinacoli che avevamo guardato dall'altro lato. Ora ci attende questo traverso semplice, praticamente orizzontale, fino a Forcella Pedescagno. Ho finora percorso 18 km salendo di 2500 metri e sono arrivato a Forcella Pedescagno, 1924 metri. Volgiamo uno sguardo indietro per capire là, ecco la Forcella Spè. Siamo scesi, abbiamo attraversato poi la Valle Misera e poi siamo scesi attraverso questo canalone, canalina. Insomma, fa più paura da lontano che da vicino, in realtà non è poi così difficile da fare con attenzione. E quindi il traverso lungo la Valle dei Laris. Adesso andiamo a valicare questa, che è l'ultima delle forcelle, naturalmente. Bellissimi i panorami sulle creste. Andiamo a vedere qui dalla forcella. Ecco laggiù il nostro punto da cui siamo partiti. Credo che in realtà la forcella sia qua davanti. In effetti credo che Forcella Pedescagno sia quella che troviamo 200 metri oltre. Ora siamo tornati nella valle in cui dovrebbe vedere, eccola là in lontananza, la Casera Laghe di Sora, da cui siamo partiti nel tratto di andata. È un attimo di difficoltà. Siamo nella Val de Frassins, eravamo passati appunto transitando per Casera Laghe di Sora e ricordo che iniziò a patire la sete. L'ultima acqua l'abbiamo trovata alla Casera Cavaledda, allora non c'è più acqua, la ritroveremo dopo la Casera Laghetti, quindi facciamo rifornimento nei punti consigliati.
in lontananza Casera Laghette di sotto. Qua davanti a noi la Casera Laghette di sopra. Continuiamo questo traverso un po' rovinato con una certa tensione, ma fattibile. Salutiamo sulla destra la Forcella dei Frati e andiamo adesso a immetterci sul sentiero qui a fianco della Casera Laghette di Sorra, da cui siamo saliti e che ripercorreremo in discesa. In lontananza una marmotta ci ha salutato. Ed ecco che dopo 25 km e 2600 metri di dislivello il nostro gran giro si conclude. Chiaramente un percorso per persone molto allenate, per escursionisti esperti. Io l'ho percorso in 7 ore e mezza, ma un passo abbastanza veloce, però il tutorial serve anche per guardare i vari tratti. Si può dunque utilizzare per arrivare ad esempio fino alla Casera Laghette di sopra, oppure per vedere i singoli segmenti di questo giro e farlo su più giorni oppure su diverse tappe. Bene, io adesso stanco ma soddisfatto per aver goduto anche oggi della grande bellezza, auguro a tutti un buon cammino e sicuramente sempre la salute al primo posto.